Vediamo se arriva la notifica. La diretta. Vediamo se non mi fa vedere niente, tanto. Eccoci. Beh, Ciao, buonasera Michele, come va? diciamo che sto provando una nuova configurazione del cellulare, quindi spero che mi si senta, visto che di recente, quando parlo col Frank, in tanti scrivono che l'audio arriva un pochino basso. No, io ti sento bene, quindi speriamo che sentano bene anche i nostri amici qui sulla pagina. Prima cosa, come va? Cioè, tu sei in esilio, da quant'è che sei a casa in questo momento? Sono circa 2 settimane. Tra l'altro, la congestione delle attività internet, credo che ti stia tirando un brutto scherzo, perché io la diretta non la vedevo comparire tra quelle proposte su Instagram. Ho dovuto beccarla dal canale di Spazio Wrestling. Quindi può darsi che l'affluenza inizialmente sia un po' limitata perché c'è mezzo Sì, non mondo in esce, diretta. sì, ma non si vedono proprio le dirette di nessuno, quindi chiunque è in diretta non si vede. Beh, ti aspettavano noi. Vediamo un attimino se Instagram manda tutte le cose. Intanto come va? Beh, oggi ho scritto un po', quindi il pomeriggio mi è passato abbastanza allegramente. Stasera farò un ulteriore live per gli iscritti, anzi per gli abbonati al mio spazio YouTube. Ho sentito il Frank poco fa, mi ha ragguagliato sulle ultime notizie, quindi anche se da distanza sono abbastanza sul pezzo, sono insomma alla pari dei miei colleghi. Com'è la situazione? Tu non sei abituato a non commentare per tanto tempo il wrestling. Penso che non c'è mai stato un periodo che sei così lontano dalla sala commenti. O sbaglio? È vero, hai ragione. Forse gli anni in cui magari avevamo o avevo il lusso di potermi prendere delle ferie, mi hanno dato quei 15 giorni di lontananza, sai, magari andavo in Grecia piuttosto che in Sicilia, e allora sì, mancavo 2 settimane, ma per motivi ludici e vacanzieri, non certo per una quarantena, che sa tanto di prigionia, mettiamola così. Eh sì. Allora, Michele, sappiamo la situazione che c'è in Italia, sappiamo la situazione che c'è nel mondo, non possiamo non parlare di WrestleMania, di quello che tutto quello che sta accadendo, che sta succedendo, è stata divisa in 2 giorni. In prima cosa, sei d'accordo su questa divisione? 4 e 5 aprile. Beh, l'avevo addirittura ipotizzata e suggerita nel mio spazio YouTubico, nel senso che mentre che la nave incassa degli urti e imbarca acqua, qualunque rotta tu tenti di tracciare è foriera di polemiche. Visto che WWE deve farsi i conti in tasca, deve valutare i pro e i contro, deve dare garanzie agli investitori quanto ai suoi atleti, mi sembrava la scelta più logica. Non sarà la WrestleMania probabilmente che tutti si aspettavano, almeno sulla carta, perché sarà priva di qualcosa di fondamentale, ovvero l'apporto e l'energia del pubblico. Però non sono neanche così disfattista. Prima guardo, poi giudico. Invece noto che c'è un certo scoramento preventivo verso quello che deve ancora accadere. E credo che sia molto negativo, sia velenoso, perché se ti metti davanti alla TV con un atteggiamento passivo, puoi essere sorpreso, ma se ti metti davanti allo schermo con un atteggiamento già di per sé negativo o pessimista, è difficile che il tuo cuore sia libero e i preconcetti ti annebbiano. C'è un bel passo di Hermann Hesse nei suoi libri dove dice che, parlo di Knulp, quindi un personaggio che mi è abbastanza caro, dove racconta come durante la sua gioventù lui fosse abbastanza insoddisfatto perché continuava a paragonare il mondo che vedeva ad un mondo di fantasia che lui si era sognato e immaginato.
e i due universi non avrebbero mai coinciso. E da lì nasceva, in parte, la sua frustrazione. Nel momento in cui ha smesso di pensare che fosse possibile solo l'universo che lui aveva in mente, ha trovato nuove motivazioni per proseguire nella sua vita. Quindi accettiamo il presente senza farci condizionare dalla mente che con le sue fantasie ci mente. Da qui il nome del cervello. Eh sì, è vero, cioè, questo è un po' atteggiamento un po' disfattista, però che effetto ti fa? Pure io ho parlato anche con Luca la settimana scorsa, che effetto ti fa vedere un'arena vuota? Proprio la linfa del wrestling è il fan. E vedere un'arena vuota, io non so se mi sembra che non l'hai commentato, io perché seguo su Sky, non l'hai commentata l'arena vuota, o sbaglio? A te non No, è capitato. però le ho viste ovviamente, ho visto le puntate con la voce dei miei colleghi, chiaramente, e soprattutto nei match dove l'interazione somatica tra lottatore e spettatore spesso è importante, ripeto, viene a mancare qualcosa. Ma qui sarà anche un modo per vedere la creatività dei coinvolti e dei dirigenti per sopperire ad un ostacolo che non era previsto. Il grande artista e i wrestler lo sono, hanno proprio questo talento di andare oltre, di trovarsi nella burrasca, ma di vedere il faro nella nebbia. Quindi vediamo che succede. Ripeto, è l'acqua calda, mancherà l'interazione, i cori, mancherà l'energia, ma sono professionisti. Sono i professionisti in forza alla federazione più diffusa al mondo. Quindi è una bella sfida, dimostratemi di esserlo andando oltre i soliti schemi. Per questo sono curioso. Io sono certo che ci sono atleti in WWE che possono farcela, ad esempio Daniel Bryan, che è un grande studioso della storia del wrestling, se sarà impegnato in un match a WrestleMania, come credo accada, altri che magari potrebbero fare un po' più fatica, ma ci sono fior fior di dirigenti dietro le quinte, esperti con decine di anni sulle spalle come professionismo. Dai Michael Hayes a Kurt Angle, ai Norman Smiley, a Shawn Michaels, che possono contribuire con i loro suggerimenti. Quindi io mi aspetto un team forte, molto forte e solido. Poi, se la ciambella uscirà col buco, lo vediamo tutti assieme, ecco. No, ti vedo molto positivo e questo atteggiamento tuo fa piacere a noi, cioè, perché tu sei positivo, tu che sei uno dei pilastri del wrestling in Italia, puoi portarti dietro una scia bella di In fan che realtà, magari. per non farti fare un titolo fuorviante, più che positivo, sono attendista. Nel senso che non ho fretta di giudicare, in bene o in male, quello che ancora non ho visto. Ho visto Royal Rumble, mi è piaciuto. Ho visto altri eventi recenti, Super Showdown, non mi è piaciuto. Ti dico che non mi è piaciuto. Però farsi un sangue amaro sulla base di una preveggenza o previsione. Mi sembra abbastanza inutile, così come partire con auspici o attese troppo elevate. La via di mezzo, no? Nel mezzo sta la saggezza, dicevano gli orientali. Quindi tu, io ti devo fare dire, allora, ci sono dei wrestler che, tu hai parlato di Daniel Bryan, tu hai parlato, però io ti parlo anche di wrestler che vivono sull'adrenalina e ti faccio il nome di Goldberg, di Roman Reigns. Non pensi che questi wrestler possono avere John Cena, possono avere dei problemi a fare questo show senza pubblico? Beh, sicuramente avranno dei problemi e come ti ho detto, per dimostrare di valere il posto che hanno nella card e nella federazione, sono curioso di scoprire come questi problemi li supereranno. Posto che non c'è un palliativo alla mancanza di pubblico, non c'è un antidoto, a meno che non si inventino qualcosa in post-produzione o con le nuove tecnologie, con la realtà artificiale, quella aumentata. Lì però siamo nel campo delle ipotesi talmente devianti non in senso negativo, devianti dalla nostra capacità di preveggenza, che è inutile avventurarsi in questo terreno. Io, ripeto, voglio vedere come se la caveranno. Oh, dovevano arrivare a WrestleMania, probabilmente anche questo l'ho ipotizzato ben prima che fosse di opinione comune. Si fermeranno dopo lo showcase degli immortali, a meno che non abbiano particolari garanzie, quindi lo mettono in cassetto. E poi noi, io con le mie analisi e voi con i vostri articoli ed editoriali, cercheremo di mettere la nostra sensibilità a servizio di un resoconto che più sembrerà congeniale al nostro particolare essere.
Certo, io però una domanda la voglio fare e voglio, se mi dai una risposta, perché mi interessa molto. Tu, se dovevi decidere tu, avessi dovuto decidere tu, che decisione avresti preso in questo momento? Cioè, una avresti almeno rimandata, una avresti almeno annullata? No, avrei fatto esattamente quello che ha fatto WWE. Perché, ripeto, la salute degli atleti è molto importante ed è prioritaria, perché è l'asset fondamentale che è in mano alla federazione, non è il conto in banca, è il parco atleti. Ma nel momento in cui l'emergenza è ancora contenibile ed è superabile attuando le più strette e severe norme di prevenzioni, registrandola preventivamente, ti dai un capolinea, ti dai un punto d'arresto e poi puoi paralizzare tutto, piuttosto che mettere in ghiacciaia delle storie che poi non puoi più recuperare o magari non puoi più neanche riproporre, perché che ne sai, magari Goldberg si infortuna fra 2 mesi a casa sua Certo. o John Cena, se l'attività riprende freneticamente, magari non può più essere disponibile perché deve andare a girare un film. Ci sono tante incognite, quindi per quanto la scelta sia stata troppo lenta, e qui si può magari avanzare qualche critica, dall'altra parte bisogna comprendere che noi dal nostro salotto non vediamo le implicazioni Certo. economiche, logistiche e anche di accordo con le varie parti da discutere ovviamente negli uffici. Quindi non sono stati rapidissimi, però secondo me tra le opzioni nel giardino delle possibilità hanno preso il fiore con meno spine, mettiamola così. E invece relativa alla carte, perché entriamo magari un po' più, lasciamo stare un po' il fatto che già ci opprime e già sappiamo. La card che te ne sembra? A me sembra una grandissima card, lasciando stare che ancora non è stato annunciato Edge contro Randy Orton, ma penso che stasera si arriverà al culmine, sarà annunciato questo Last Man Standing. La card è una bellissima card, forse una delle più belle per essere meno degli ultimi anni. Ma anche qui, se prima gettavo insomma acqua su un terreno arido, adesso invece l'acqua la getto per spegnere questi entusiasmi. Lo so che sembra un po' democristiano o diplomatico, però si arriva a questa WrestleMania con una narrativa, a parte un paio di match, estremamente debole e farraginosa. Quindi per me, che vivo di questo, non sono contentissimo, nel senso che hanno preso gli incontri che volevano a ridosso dello showcase degli immortali, hanno piegato tutto quello che prima era stato proposto per tale finalità, e quindi non c'è una Road to WrestleMania, per come la vivo io, particolarmente incandescente. Poi ce ne sono state alcune che sembravano pirotecniche e arrivati al momento cruciale dei match hanno lasciato a desiderare. Quindi anche qui aspetto di vedere, perché la line-up è bella, gli incontri sempre su una base teorica e non scientifica appaiono emozionanti, intriganti, però ecco, io sono un po' frastornato dal fatto che, a parte Randy Orton con Edge, che hanno impostato il feud proprio nella vecchia tipica maniera old school, il resto, diciamo, è stato messo insieme, non dico alla bella e meglio, ma quasi. Quindi, se leggo soltanto i nomi associati l'uno all'altro, dico figata, può uscire una cosa bella. Le premesse narrative sono un pochino fragili, questo devo ammetterlo, e l'ho sempre detto, insomma. Sì, io avreste messo, abbiamo detto, il 4 e il 5, ancora non sappiamo come si svolgerà il tutto. Pensi ci saranno due main event? Cioè, pensi che sarà impostato tutta la serata il 4 che faccia da treno per il 5 o il 4 sarà una serata, il 5 sarà un'altra? Cioè, sono due serate ben distinte. Ah, qui non ho la più pallida idea, francamente, non saprei neanche come interpretare il quesito che mi hai posto. Nel senso, è chiaro che le serate sono unite dalla bandiera dello stesso nome, quindi un rimando l'una all'altra ci sarà di sicuro. Però dubito che ci sia una narrativa, a meno che non abbiano fatto un enorme lavoro, come è successo, credo, a Wrestle Kingdom in New Japan, per quanto ho letto in giro. Credo che non ci sia una narrativa che quello che accade nella prima serata influenzi quello che succede nella seconda, magari proponendo degli altri sconvolgimenti. Se dovessero farlo, sarebbe sicuramente una buona trovata, perché è imprevedibile, è qualcosa che non ci si aspetta ed ha una sorta di continuity che sposa ulteriormente il fatto che la kermesse è stata divisa su 2 giorni differenti.
Sì, leggendo qualche domanda qua che ci facevano, tanti domandano, per esempio l'ultima, altre domande, domandavano Sky come funzionerà con WrestleMania. Ancora non sappiamo, siamo rimasti che ancora penso che ci voglia un po' per decidere, vero? Ma più che per decidere, di solito in questi casi ci sono contrattazioni tra le parti dalle quali io e Luca siamo esclusi. Quindi non Sì. appena ci sarà una, insomma, una quadra definitiva, visto che comunque l'evento in qualche modo va proposto ai fan, qualunque sia la modalità, di proposta, ce la diranno e noi non vediamo l'ora di poterla condividere, anche perché è una delle domande più gettonate. Io mi metto nei panni di chi vuole vedere WrestleMania, di chi desidera vederla gratuitamente o a pagamento, e Certo. dice: come la vedo? Quanto spendo? Se io avessi 12 anni, 14, 15 e voglio vedere WrestleMania in maniera legale, in una delle due forme, su Sky Sport o su Sky Prima Fila, beh, voglio avere al più presto tutti i dettagli. Al momento non sono in grado di darveli. Certo. Michele, quando abbiamo detto che eri ospite sul gruppo dove c'è tutto lo staff, siamo arrivati tutti a una conclusione, che tu sei il più grande conoscitore di wrestling in Italia. Ti ripeti in questa cosa? Ma ti dirò, sono una persona ben poco umile, Ecco, quindi allora mi puoi rispondere bene. sarei tentato di dirti di sì, però c'è un problema. Chi è il più grande conoscitore? Nel senso che io ormai lavoro con WWE da 20 anni, a livello televisivo, indirettamente per WWE, con i programmi WWE. Nel lasso di tutto questo tempo ho continuato ad informarmi anche sul wrestling non WWE, ma mentre inizialmente avevo un radar che mi permetteva di visionare tutte le più importanti federazioni al mondo e anche quelle più piccole, poi questo periscopio è rientrato nel sommergibile. Dunque, è una, diciamo, un'enciclopedia talmente vasta il mondo del wrestling che non mi permette di visionarla e di essere aggiornato su tutto. Leggo ma non vedo, e questa non è conoscenza. Quindi, più che esperto, potrei definirmi quello che ha attinto al maggior numero di informazioni conoscitive attraverso la lettura di libri, giornali, riviste, blog, eccetera, pur rendendomi conto che con la produzione moderna, perché esce troppa roba, io stesso rimango lacunoso. Pensa soltanto ai podcast. Se ti metti a sentire quello del New Day, quello di Steve Austin, vai a sentire quello di Lillian Garcia e li senti, parlo di ascoltarli, non di leggere il report, e ti vanno via tante ore. Poi c'è magari Eric Bischoff che fa qualcosa, poi ci sono gli speciali di Bruce Pritchard, poi c'è troppa roba. Quindi oggi è difficile pesare quella che è l'expertise, ok? Perché magari c'è un tuo ascoltatore esperto di Joshi Pro Wrestling, quindi wrestling femminile giapponese, e io che ne so, ti nomino la Stardom, ti dico 3-4 nomi, però di fronte a lui sono un sasso dinanzi ad una montagna. Quindi più che esperto, mi darei un'altra sigla e direi quello che ha attinto a più conoscenze, ma c'è anche un rovescio della medaglia: più ne metti nel piatto, più scavi in profondità e più le perdi. Mi è capitato spesso, di recente, magari, spesso no, ma con una discreta frequenza, magari di non ricordarmi più dei dettagli o di confonderli. E appunto per questo motivo colleziono tutto in forma cartacea, perché posso rivederlo, posso riscoprirlo, posso rileggerlo e posso risciacquare in arno i pensieri che sono lì per affogare nel mare della dimenticanza. Michele, questa è una bellissima risposta, ti faccio i miei complimenti. Michele, quando pensi a questo periodo, cioè io penso a questo periodo e mi ricordano gli anni andati, quando pensi a questo periodo ti manca un po' non andare più a WrestleMania o perlomeno ti manca l'esperienza che avete fatto con Frank, con le interviste, tutto quel cammino che magari quest'anno non ci sarà per nessuno, ma per voi che avete partecipato un po' penso che vi manchi di più. Eh beh, è un'esperienza irripetibile per una persona che fa il mio mestiere, o meglio, la puoi ripetere una volta l'anno. È un po' una festa, un carnevale, un Natale che unisce lo stupore che avevi da bambino con la necessità lavorativa di portare a casa qualcosa.
Io ti dirò la verità, a parte il primo anno che eravamo a Bordoring, quindi la scoperta del nuovo, l'Itaca finalmente raggiunta e il ritorno a casa con Penelope e Telemaco, le altre volte l'ho vissuta in maniera diversa, un po' perché non eravamo a Bordoring e un po' perché non sembra, ma per quanto sia bello, essere negli States in quei giorni è uno stress indicibile. So che sembra una lamentela, insomma. Inutile perché sei in paradiso eppure trovi qualcosa verso il quale puntare il dito, però c'è una grande frenesia, hai un impegno dopo l'altro, devi sempre portare a casa qualcosa e ripeto, soprattutto le edizioni successive alla prima, non eravamo a Bordoring, dove puoi verificare, vedere, ragionare, ruminare su dettagli che in TV non vedi, mentre dalla platea, dalla tribunetta stampa commenti guardando un monitor, che è la stessa identica immagine che vedresti a Milano. Quindi mi manca quello stupore che avevi da Bordoring, mi manca poco lo stress, perché comunque uno pensa, vai in America, fai due cose, te la scialli, no, proprio tutto il contrario. Nelle edizioni che ci è andata meglio, stavamo là 5 giorni e mezzo, io e Luca avevamo al massimo 3-4 ore, un pomeriggio, di solito il pomeriggio dal giovedì, libere. Cioè tutto il resto era finalizzato a WrestleMania e alle conferenze stampa e agli eventi correlati. Che poi ci fosse anche la possibilità di andare a vedere NXT, che per me era la ciliegina sulla torta, era una figata. Però comunque andavi a vederlo insieme agli altri telecronisti, insieme a qualche dirigente della federazione. Quindi non è che facevi bisboccia alla Godzilla con i litri di birra e rutto libero. Cioè avevi comunque una inquadratura, Ancora dire, diciamo, certo. professionale, ecco. I primi 2 anni poi almeno eravamo a Bordoring anche a Raw, ha scritto. L'ultima volta nemmeno quella ha scritto Godzilla, eh. Frank ha una memoria elefantiaca rispetto alla mia su questi. Su queste avventure, lui sui dettagli ha sicuramente una focalizzazione, e so che gli piacerà una focalizzazione migliore. Io penso, parlando sempre di questo aspetto, penso che siamo passati anche in Italia, e voglio chiederti perché, da avere un'importanza tale di portarci nel 2007, nel boom, sappiamo che questo boom, ci sappiamo tutto del boom che c'è stato, ad avere tapings, a non avere nemmeno i live event. Questa cosa, cioè, dici tu, non il perché, perché il perché non è colpa tua, però forse dici tu un po'. Perché siamo arrivati a questo livello? Da essere i primi, magari in vendita e in tutto, magari essere adesso l'ultima coda del carro. Beh, ma la risposta è semplice, la sai anche tu, credo che sia insita nel DNA di chiunque abbia superato l'età della pur minima ragione, nel senso che quando eravamo il secondo mercato europeo e probabilmente il secondo o il terzo al mondo dopo gli Stati Uniti, c'era una situazione di diffusione di canali e di diffusione internet diversa rispetto all'attuale. Oggi c'è una concorrenza molto agguerrita. E in più la banda larga permette di vedere in streaming, di piratare, di guardare i riassunti fatti da YouTuber che utilizzano il contenuto della WWE per creare il loro contenuto. Quindi in una nazione di stampo latino molto passionale, nella quale però tutti cercano di risparmiare o di tenersi i soldi in tasca con milioni e milioni di pezzotti e di streaming in giro, è normale che altre economie che magari scoprono la WWE solo in tempi recenti hanno quella spinta di entusiasmo, spesso data dai casual e non dai fan hardcore, che gonfia i numeri. Purtroppo è una brutta realtà, ma il fan hardcore, il fan che dice di amare la disciplina tanto da seguirla in maniera quasi ossessiva, di visitare i siti, di seguire gli spazi YouTube, eccetera, in buona parte, non dico in maggioranza, ma in buona parte il prodotto non lo sostiene realmente. Lo guarda, ne fruisce, ma non lo paga o non paga chi acquista regolarmente i diritti. Quindi, per quanto sia un discorso da vecchio zio, in carta No, pecorito. te l'ho chiesto, no, fallo perché te l'ho chiesto proprio perché devi fare questo discorso. Perché io ti dico una cosa, io vedo le viste del sito e vedo che il sito ha un boom ogni settimana, appena succede qualcosa cioè il sito ci vola. E poi magari vedo che la situazione in Italia è diversa, allora dico, tutti questi che guardano il sito è in italiano, quindi sono italiani. Come mai il wrestling non ha l'importanza di una volta se il sito ha questo boom di migliaia e migliaia di visualizzazioni? Per questo l'ho chiesto.
Quante visualizzazioni uniche fa il sito attualmente? Ma ne fa. Io adesso non ho in mano i numeri, anzi, adesso me li faccio dire da Marco perché è lui che le gestisce i Però dati, sai, però se ci parli di dice. 2-3 mila unici, sono bei numeri, ma è comunque poco. Se mi dici no, ne faccio 20, 30, 50 mila unici, non visite totali, dico cavoli, è un bel numero. Però prendi anche solo la pagina Facebook del Frank che ci sta ascoltando, che è quella tra i nostri social più gettonata. C'ha 100.000 iscritti circa. E parlavo l'altra volta con lui. Io pubblico libri sul wrestling. Quello che ne ha venduti di più con le varie edizioni, ne sono uscite due diverse, storie di wrestling, sono circa 3.200, credo. E su 100.000, fai la percentuale, 3.200 quanto sono. Poi vai a guardare, e so che questo magari si ritorcerà contro, ma se vai a guardare su internet, è pieno di gente che posta, metti su YouTube, i contenuti della WWE, rietrasmettendoli, rielaborandoli, ma sono i contenuti della WWE, non Certo. c'è una ricerca storica o quant'altro. E magari sono video che all'estero fanno qualche milione di visualizzazioni. In Italia chi ha scelto questo format, ed è una sua lecita iniziativa, magari fa 70, 80, 100.000 visualizzazioni. Uno che si è visto la firma del contratto tra Tizio e Caio a Raw non ha bisogno di un video di recap che gliela rimostra. Se la va a vedere su internet è perché la sta guardando per la prima volta. Quindi è evidente che cambia il modo di fruire da parte, è cambiato da parte dell'utenza, un po' anche perché i giovani d'oggi nascono col cellulare in mano, sono nativi digitali e non hanno probabilmente neanche ben chiaro come funziona il mondo del lavoro, l'industria dei diritti. Sai quanti che mi scrivono su YouTube e mi dicono: senti, ma perché non mi fai vedere, non riproponi i match di cielo? Perché non pubblichi i match che commentate tu e Vabbè, Luca? certo. E per loro è normale trovarsi il match su quella piattaforma perché è pieno di Certo. persone che li pubblicano e diciamo la censura della WWE o del sistema, visti gli accorgimenti adottati, non gli permette, non permette a WWE o a YouTube di beccarli. Quindi, sai, è il tempo che è cambiato. Ragionevolmente in Italia, a meno che non succeda in futuro una riproposizione del wrestling su un canale televisivo molto basso sul telecomando, e nemmeno questo potrebbe bastare, è molto complicato che si possa pensare di tornare al 2005, 2006 o 2007, Vabbè, quello. quando per scaricarti Raw, altro che streaming, No, dovevi. non era possibile. E non c'era la banda Non necessaria, c'era la banda, capisci? certo. Sì, no, guarda, io Marco mi ha dato un po' di numeri e ecco, mi dice proprio gli utenti unici sono 18.000 al giorno. Sono un bel numero. Sai cosa è brutto di questa situazione? Che è pieno di. Il mondo del wrestling internet è pieno di acredine, di negatività, di scimmiottamento. Tantissimo. Del pubblico americano, che è più facile ridere del wrestling piuttosto che fare una condivisione di un contenuto che magari merita e che potrebbe arrivare all'occhio di uno che non guarda il wrestling e dice: Toh, sembra interessante. E vada bene, un contenuto che merita può anche essere uno di quelli di cui parlavo prima. Magari un ragazzo ha fatto un bel video, che ne so, le 10 spear di Roman Reigns. A prescindere che non potrebbe teoricamente, però magari un bel contenuto, uno le vede e dice: Oh, che figata, ma chi è questo? Andiamo a vedere. Oppure, oh ragazzi, c'è il wrestling su cielo alle 10 di mattina, facciamo un post per commentarlo. E ci sono siti internet, la quasi totalità credo, che sono 10 anni che non fanno un articolo serio di invito a guardare il wrestling in maniera legale. Non so. Eppure, se il wrestling sparisce dalla televisione, il loro sito a chi si rivolge? Certo, ma noi per questo io ti ho fatto una domanda ben precisa, perché noi Cioè, promuoviamo proprio questa cosa. ti rivolgi ai tuoi 18.000 che però probabilmente stanno già guardando in altro modo, in buona parte, capisci? E non avrai un ricambio quando uno di questi 18.000, perché inizia a lavorare, perché si trova la ragazza, perché non gli piace più, perché il wrestling gli ha rotto le scatole. Esce dal giro, non ce ne sarà un altro che entrerà al suo posto. Sarà un numero in meno, un'entità che si dissocia
e l'alveare sarà sempre più vuoto perché non arrivano nuove api. Il problema sostanzialmente è questo. Guarda, questo discorso mi sta a cuore perché noi come sito cerchiamo di riproporre la cosa. Ieri io, non so, non avendo niente da fare, con l'hashtag Resta a casa, abbiamo deciso sul sito e sulla pagina Instagram di rivederci Wrestlemania, tra noi redattori, direttori, diciamo, e ci ho visto Wrestlemania 21, che io all'epoca avevo il DVD, con il lettore DVD, attaccandolo alle code registrai e facevo col commento vostro, eccetera. Ieri sera abbiamo messo la storia che stavamo vedendo Wrestlemania, ma tu sai quanta gente ci ha scritto e dice dove la stanno trasmettendo Wrestlemania? Col commento in italiano addirittura, quindi io vedo una voglia dei fan italiani di vedere il wrestling, però non capisco perché non capiscono che i soldi dell'acquistare il pay per view, di fare quell'abbonamento, non sono soldi che cambiano la vita a nessuno, chi non ce l'ha non dico niente, però possono aiutare a vedere questa disciplina in un modo, nel senso ci fanno gli spettacoli in Italia, io mi ricordo io c'era i tapings, era una festa pazzesca. Sì, però non vorrei che la cosa sia commisurata solo all'acquisto dei pay per view. Perché No, in generale. per me è abbastanza marginale che un pay per view venda o meno. Ovvio, io devo venderlo, devo fare promozione. Certo. Ma sono gli ascolti televisivi che sono un indice importante. Quindi, in tanti partono da questo presupposto. Io il pay per view lo posso vedere anche sul network, lo pago di meno, ho un archivio. È giusto, ci sta. È una metodologia legale. E quindi va bene. È proprio gli ascolti televisivi che sono calati in maniera drastica proprio perché c'è un corri-corri al me lo guardo in altro modo oppure leggo sui risultati o guardo un riassunto facendo venire meno quella che teoricamente è la bellezza del wrestling, ovvero la storia che viene raccontata. Però sono discorsi che io ho affrontato mille volte e mi sento un po' un disco rotto. Quindi fammi delle domande impertinenti, frizzanti, fammi qualcosa di più cattivo, perché se no dico sempre le stesse cose. No, cattivo no, cattivo no, cattivo no, perché l'ospite si tratta sempre bene. Ma te lo chiedo io perché mi va bene, se no. Tutti a farmi delle cortesie, non è che vengo spesso qua da voi, quindi dammi le tue domande migliori, forza. Ah, Quelle domande migliori degli ascoltatori, dai, forza. le mie domande migliori, perché poi tu dici così e mi arrivano tante cose. Dove verrà trasmesso il wrestling? Io so che non te lo posso, io, cioè non te lo chiedo perché so che tu non puoi rispondere. Però le domande che mi arrivano sono queste, ma me ne arrivano tante. Sentiamo. Dove verrà trasmesso il wrestling tra 3-4 mesi in Italia? Vedi, tu hai detto prima del canale su telecomando e tanti si stanno scrivendo su quale canale? Potessi dirvelo, me lo direi, ma al momento non c'è nulla di ufficiale, quindi bocca cucita, lo sapete, se dovessi aprirla non lavorerò più col wrestling per il resto dei miei giorni, quindi aspettiamo che qualcuno mi dica rompete ogni argine e parlate, al momento io non posso farlo. Eh beh, certo, vedi, io per questo non sono andato più lì con le domande. Leggiamoci qualche domanda magari Dai. dei nostri fan, perché la diretta poi si è sbloccata. Ti voglio dire che all'inizio non usciva, poi si è aperto. Boom, ecco, una domanda che a me mi arriva anche da qui. Come sono andate le vendite del tuo libro? Se sei rimasto felice dell'ultima edizione che hai fatto? Ma credo che si sia, adesso non ho gli ultimi aggiornamenti, attorno alle 600 qualcosa, che è un buon numero per un libro che deve autosostenersi. È un libro che mi permetterà probabilmente di pubblicarne almeno un altro a tema wrestling. Di certo non c'è stata per ora una richiesta esorbitante, nel senso che, dicevamo prima dei numeri, non so, il mio canale YouTube ha 57.000 iscritti. Vendere 600 e rotti copie, di cui più di 100 a Luca Comics, quelle che mi ha preso Wrestling Store e via dicendo, e ti danno la cifra che il wrestling ha cambiato la sua utenza. Io sono convinto che uno di questi libri, non necessariamente l'ultimo, che è molto personale, magari pubblicato nel 2007, avrebbe venduto 20-30 mila copie. Oggi c'è anche un'utenza, probabilmente giovane, che non ama leggere oppure non vuole leggere quello che scrivo io, ma ragionevolmente penso che il piacere della lettura e
l'aumento culturale, che non passa necessariamente per i miei libri, ma per una miriade di milioni di autori, non sia un granché inseguito dalle giovani generazioni. Nel momento in cui vedi le statistiche che pongono l'Italia come fanalino di coda in ambito culturale in Europa, o per numero, insomma, di persone che faticano anche a parlare o a ridosso dell'analfabetismo, ti rendi conto che purtroppo hai una competenza specifica in un campo dove non c'è richiesta. Però io sono contento perché al momento le recensioni o le testimonianze personali che ho ricevuto sono decisamente buone. Quindi un libro difficile che tratta comunque un tema complicato, la famiglia ma anche la morte, tutto sommato è stato preso da chi l'ha avuto tra le mani, l'ha sentito in parte suo, o ha provato a sintonizzarsi su quelle onde empatiche che il libro teoricamente dovrebbe emanare. Michele, finisse il wrestling ora, cosa vorresti fare? Qual è un piano che magari B che hai tu, magari che vorresti fare una cosa nuova? Io ho visto che all'epoca con gli esports avevi... era proprio un progetto che poi si è nato, non so come è andato a finire. Cosa vorresti fare? Beh, purtroppo non lo decido io. Sicuramente il campo e-sports a me interessa molto, ma non ho delle competenze specifiche per entrarvi. Gioco a Magic, che è diventato un e-sports anch'esso, però è un ambiente dove ci sono pochi gruppi grossi in Italia che si muovono con, non dico circospezione, ma con cautela. Quindi io a questi gruppi potrei portare una competenza lessicale, spero, abbastanza sviluppata, però non la capacità di comprensione dei giochi che hanno i vari caster, che lo fanno in maniera abitudinaria. Quindi è anche una collocazione complicata da comprendere, la mia, eventualmente, in questo settore. Sono anni che a Sky dico investite sugli esports, che sono una figata, la cosa del futuro, e infatti alla fine questo ambito sta venendo a galla con sempre maggior prepotenza. Però, ripeto, ho già contatti con alcune di queste aziende, so che non sono la persona in cima alla lista dei desideri, non per capacità, ma perché non sono quelle che sono di bisogno. Però magari ci fosse un evento grosso da animare o qualcuno che fa un presentatore, diciamo, neutro, allora potrei in qualche modo rientrarvi. Se dovessi un domani restare disoccupato, beh, mi affiderò sicuramente al reddito di cittadinanza, poi alle donazioni dei fan che dovranno sostenermi, alla carta di credito del Frank, e alla peggio, finché avrò una platea che mi legge, continuerò a scrivere, perché se devo guardare qual è l'effettiva vocazione parallela alla passione per il wrestling, che ho fin da bambino, è per la scrittura. Quindi so di essere in un ambiente, in un tunnel, chiuso alla fine, però la cosa degli artisti è che vanno ad autoschiantarsi, che non frenano, che non sollevano il piede dal pedale. Quindi se deve essere autodistruzione, che almeno lo sia con un bicchiere di vino e con il sorriso sulle labbra, no? Tanti mi domandano se ti vedi a commentare un'altra federazione in caso... che la WWE non siano più su Sky, eccetera. Se ti vedi, io non penso che tu ti veda da passare al top, magari a commentare la NWA o altre federazioni. Ma ragionevolmente, se non dovessi più commentare la WWE, parliamo sempre in periodo ipotetico. No, stiamo parlando proprio di idee futuristiche. Se mi dovessero proporre un'altra federazione di wrestling da commentare, metterei in chiaro che quella federazione non l'ho seguita negli ultimi anni, al massimo ne ho letto, ma che sarei anche disposto, visto che a me il wrestling piace in tutte le sue salse, a meno che non sia un contesto hardcore, perché sono gli unici che non mi piacciono, sarei anche disposto ad informarmi o a fare la parte del telecronista che impara, insieme allo spettatore, quello che sta guardando, impara a conoscere i personaggi che sta presentando. Quindi non direi assolutamente di no, perché resterebbe un'ancora per andare avanti nel mondo della telecronaca e del wrestling. Poi è chiaro, non cambierebbe il fatto che WWE è la federazione più diffusa al mondo, che genera maggior profitto, la più conosciuta e quant'altro. Però non direi di no a prescindere. Mi sento skillato per commentare, ripeto, qualunque federazione mi entusiasmi.
e sono ragionevolmente tutte, tranne quelle basate spudoratamente su uno stile garbage, chiamiamolo così, o sanguinolento, perché non mi danno emozione, ma è una cosa mia. Sarebbe proprio una finzione colossale mettere uno come me alla telecronaca di ambienti come questi. Allora, è arrivata la domanda cattiva, perché me la sei tenuto per la fine, perché è un argomento che a me sta a cuore. Io Giuseppe Currado di Spazio Wrestling, ho un'idea brutta su queste, su chi pratica questa cosa. Vorrei sapere la tua. Su YouTuber italiani che parlano di wrestling. Sì. No, Non facciamo nomi, non facciamo niente, perché non mi facciamo interessa. neanche, non è che devi Ah, ok, nasconderti, perfetto. No, certo. no, io li faccio e li attacco nelle mie dirette, però su YouTube. Davvero? Io Sì, non li ho io mai attaccati, almeno ho fatto un li discorso attacco. di scenario, ma io ammetto che fanno un grande lavoro di montaggio, di confezione, di presentazione. Ci sono anche dei video, ad esempio Maxi Sosam con i pro o i contro, o Sì, Certified J però. quando fa dei video di analisi, o anche Simone Altrocchi quando dà qualcosa di suo e non si limita a rielaborare il contenuto, che possono avere un'utilità. Ad esempio, c'era un ragazzo che aveva preso delle informazioni su Shawn Michaels che io non ricordavo, le aveva prese da un video di Simone Altrocchi e io in live non me le ricordavo. Ho detto, to pensa, sono andato a rivederle, aveva ragione lui. Quindi possono anche essere i video degli altri YouTuber un sistema per diffondere conoscenza o per aumentarla a un vecchio come me che se ne dimentica. Poi la mia analisi, so che ho fatto un video che ha fatto abbastanza discutere, è di sistema e l'analisi di sistema non è contro la persona, è contro il sistema. Quindi questo è un anticipo parziale di risposta ad una domanda che devi ancora farmi, quindi fammi la Esatto, domanda. perché io ho un'idea di queste persone qua, che sono anche amici, uno mi lavora nello staff, che è Certified J, che è nato con Spazio Wrestling, però io ho un'idea. Io penso di guardare il wrestling da 20 anni, penso di aver gestito pagine di Luca, aver lavorato nel primo tuo sito, quindi penso di aver fatto un po' di esperienza e di aver visto anche qualcosa dietro. E penso che il lavoro che fanno sia inutile per dare un vanto alla disciplina. Cioè, un bambino, io c'ho dei nipotini che guardano i video loro, a nessuno di questi è venuta mai voglia di andare a vedere il wrestling, però il video loro lo vanno a vedere. È vero, ma questo non sminuisce la persona o il lavoro No, no, che. però il lavoro che fanno non aiuta la disciplina, quindi. Aiuta poco a vedere la disciplina attraverso le metodologie legali. Però non è neanche colpa loro, perché se si forma una platea che prende questa deriva e si autoplagia tra di loro, e puoi anche dire, e lo fanno, guardatela onestamente, ma nel momento in cui nelle Però chat non lo live fanno. o nei commenti scrivono, io la vedo su qui, io la vedo su là, ma cosa paghi, eccetera, la contaminazione avanza indipendentemente da quello che fanno loro. Cioè, non li vedo come diretti responsabili di un guardiamo il wrestling in maniera illegale. Li vedo però essere un aspetto importante che distoglie dalla visione legale, che è diverso. Per guardarla su un sistema mordi e fuggi che è internet, che però dà loro un grande potere, quello eventualmente di provare a condizionare chi non guarda in maniera legale a sostenere il prodotto, ed è quello che io spero. Però io sai che dico, io quando vedo dei video che parlano di tante cose, però non ho mai sentito nessuno dire: mi raccomando, seguite il wrestling in un certo modo, mi raccomando, il lavoro da fare è questo, perché tanti, la verità è che adesso YouTube è il mondo che diamo ai ragazzini. I ragazzini che guardavano il wrestling come me, che ho iniziato a guardare il wrestling a 13 anni, 12 anni, lo guardavo in televisione prima, adesso lo guardano su YouTube. Se su YouTube guardano quei video, e sono video ridicoli a mio modo di vedere, penso che nessuno favorisca il prodotto e fanno 70-80 mila visualizzazioni. Quindi anche questo non favorisce il prodotto a livello italiano. Beh, ma è quello che ti dicevo prima, ragionevolmente uno che guarda un video che non ha niente in più che la riproposizione delle immagini rimontate degli show WWE è perché non ha visto lo show WWE, è chiaro. Però se non lo fanno i ragazzi che ho nominato, poi non tutti lo fanno, oppure lo fanno a seconda delle varie rubriche, beh, lo fanno uno youtuber inglese, lo fa uno francese, cioè
non è una croce che devo caricare sulle loro spalle. È un sistema che però è legato ai tempi che stiamo vivendo. Questi ragazzi che abbiamo citato fanno delle cose buone, tecnicamente, potrebbero magari non copiare il mio stile, non copiare i miei approfondimenti, io non voglio concorrenza, mi va bene quello che fanno. No, è vero, preferisco sì, essere certo. una minoranza e nuotare in un oceano blu piuttosto che in uno affollato. La speranza Certo. è che con l'influenza che possono esercitare su una platea che io non raggiungo, su una platea alla quale io sto magari antipatico, una platea che mi ritrova noioso perché quando devo ragionare sulle parole da usare, magari rallento un po' il ritmo di cadenza parlata. Ecco, magari loro con questa autorità che esercitano, spero che possano avvicinare la visione del wrestling legale a chiunque li segua e su qualunque piattaforma il wrestling andrà. Può accadere? Non lo so, però ripeto, non darei a loro la patata bollente della responsabilità esclusiva, perché è la comunità che si genera, che si auto indirizza verso certi lidi. Io vedo su Cielo tutte le entry che vedi sui social di Cielo, sul wrestling, gli strilli, il copywriting, lo faccio io. Ovviamente non lo metto io in pagina, c'è un'agenzia che lo fa, lo Certo. abbellisce, mette i link, modifica la forma per quelle che sono le esigenze del mercato. Quante volte sotto un post di Cielo arriva un tizio che dice: ma lo vedete con 10 giorni di ritardo? Io me lo guardo in diretta su questo sito. Poi vai a vedere, c'ha 22 anni. Cioè non è un tizio che va a guardarsi, cioè non ne ha 10, capisci? E chi legge quella roba lì, il link lo clicca, indipendentemente dall'età. Quindi io non sono così negativo sui video proposti, perché ognuno guarda il wrestling secondo la sua sensibilità, non c'è una scala di competenza assoluta. Io posso aver bisogno di quel video per l'età, per la cultura che ho, per le mie esigenze particolari. La domanda è: questi video portano alla visione onesta, legale degli eventi? No, non la portano, la portano solo in rari casi. Cosa possono fare questi ragazzi per cambiare? Questo è il fulcro, per cambiare questa direzione. Perché possono dirlo in mille salse, ma è la comunità che da sola va verso quella direzione. Anche perché tu sei un po' più critico, ma io li ho sentiti spesso, alcuni, dire di guardare legalmente le puntate. Però è un sasso lanciato in uno stagno con le anatre che sono già migrate verso il continente successivo. Quindi non voglio fare una guerra con chi va su YouTube. Mi sono beccato anche dei video abbastanza polemici, ho ricevuto una mezza shitstorm di recente, ma il mio messaggio che avevo lanciato non è stato ben interpretato o capito, perché la mia delusione non era certo nei loro confronti. Loro hanno fatto l'abbonamento, anzi sono iscritti ad una piattaforma che ha delle regole. Le regole parlano chiaro, sta a te scegliere se seguirlo o no. Sono fatti tuoi, a me non me ne frega niente. Scegli Certo. tu. La mia critica è verso il fatto che WWE su queste situazioni, ovviamente non sono italiane, anzi il problema grosso è mondiale, non è italiano, a ben vedere intervenga con un po' di fragilità, perché al massimo si monetizza lei i video e non li butta giù o non butta giù i canali. E finché lascia fare questo, si troverà attorno un sacco di sirene che canteranno una canzone per community o per contenuto proposto che porta lo spettatore altrove. No, il mio messaggio è perché tante volte, quando parliamo di wrestling, facciamo editoriali, tanta gente ci scrive: ma questo Maxi Sosa ha detto quest'altra cosa. Vorrei far capire ai nostri fan, e questi 18.000, abbiamo fatto un numero ipotetico che ci segue, che avere 70.000 visualizzazioni non ti fa, non ti rende, non ti dà la medaglia e ti dice il miglior persona, la migliore persona che parla di wrestling. Non è così. E evidentemente, però, per 77.000 persone è così. Quindi è sì, una certo, cosa. Ognuno poi dice la sua, certo. Quindi i numeri che fanno sono ottimi, per certi versi anche invidiabili. Io faccio numeri molto inferiori e lavoro col wrestling da 20 anni. Però mi sono messo in conto che quella è una piattaforma giovanile che va a targetizzare una determinata area demografica. Io ne targetizzo una differente, quindi anche i miei 4-5.000 sono contento. È chiaro, la mia monetizzazione è molto limitata su YouTube. Non so se loro riescono a guadagnarci qualcosina. La mia è
abbastanza irrilevante a dirtela tutta, però dicevo, stavo leggendo un po' i commenti, però l'analisi che faccio è questa, cioè la loro proposta è fatta così, io non ci voglio mettere naso, gli editori sono loro. Ripeto, quel video che feci tempo fa, invece diceva, cacchio, WWE, hai gente che paga a fior di quattrini i tuoi programmi, tutelati meglio e tutelali meglio. Michele, tempo fa, dimmi tu se devi andare, chiudiamo, dimmi tu, Tanto fra io. 8 minuti finisce la diretta, puoi fare al massimo un'ora. Poi Perfetto, io l'ultima vado a domanda. mangiare, poi stasera alle 21 una diretta sul Ci mio avete la diretta canale, alle 21. solo per i fan abbonati. Dimmi tutto, dai, 8 minuti. L'ultima, no, l'ultima domanda è su una cosa che hai detto tempo fa, e me la riporta sempre Mark, che mi dice, Michele Posa ha detto, poi correggimi se sto sbagliando, il wrestling prima o poi finirà. Sì, probabilmente sì. E io a lui dico sempre, ma come fa a finire il wrestling? Perché Michele? Io te lo chiedo a te, perché finirà prima o poi? Ti sei fatto questa idea perché? Perché il wrestling non ha possibilità grosse di cambiamento. Cioè, la narrativa è questa: hai un buono, un cattivo, se vuoi fare la classica, e la classica è l'unica che ha garantito soldi a palate nel corso delle decadi. Poi puoi fare anche il contesto tecnico e quant'altro, ci sono tante derivazioni, chiamiamole minori, che di fronte ad un pubblico appassionato possono funzionare, però i soldi in banca, quelli pesanti, li metti con lo sport entertainment, che poi ti fa andare ad Hollywood, rende le tue superstar larger than life e via dicendo. Però vedi, Hollywood cambia, i film cambiano, le nuove tecnologie arricchiscono la possibilità di farti delle proposte. Internet ci ha dato la banda larga, ci sono i film con i supereroi, con un sacco di effetti speciali. Quanto è stato? 10 anni fa il Signore degli Anelli sembrava chissà cosa, adesso anche i film a scarso budget hanno quella tecnologia lì a disposizione. Però il wrestling rimane questo: un ring, un'arena, il pubblico che deve muoversi, quindi spostarsi, uno che deve credere alla fiaba, che vuole immergersi in un mondo alternativo. Ma come lo cambi? Togli il ring, ne fai uno diverso, non metti il ring. Cioè, capisci? Una volta che sarà stato colonizzato tutto il mondo conosciuto, emerso, finita quella spinta immediata di entusiasmo che abbiamo vissuto a varie riprese anche noi in Italia, e poi la concorrenza sarà sempre molto forte e sarà una concorrenza che muta, non dico che migliora, che muta. E il wrestling come fa a cambiare pelle? Cioè, non vedo come il wrestling possa modificarsi, perché cosa sono cambiate nel corso degli anni? Solo le cose accessorie, le modalità di ripresa, la musica, quindi la cosmesi, l'ingresso, i costumi dei lottatori, ovviamente, le illuminazioni, però il fulcro, cioè quello che c'è nel piatto, al di là delle salse di contorno, è quello. E prima o poi quello risulterà troppo fragile per tenere botta con tecnologie che oggi ti metti un casco e ti sembra di essere sott'acqua con lo squalo che ti attacca. E qui non c'è la tecnologia da metterti in testa e sei nel ring al fianco di Hulk Hogan che subisci quasi i colpi di Ultimate Warrior. Cioè, capisci? È questo che mi ha portato a questa previsione. Ora, non sarà una cosa da 5-10 anni, magari ce ne Beh, vorranno certo. 50, però la tecnologia non la vedo sposarsi al cuore del wrestling, all'anima del wrestling. Si sposa al suo contorno, lo può arricchire o colorare, ma come lo cambi? Questo è un bel tema da sviluppare, magari sui vostri forum, se volete fare un'analisi un po' più, diciamo, previsionistica, magari andando a cercare qualche fonte americana che non sono facili da rinvenire, per vedere effettivamente se si sta lavorando a qualcosa che possa implementarsi nel wrestling. WWE sta provando con la realtà aumentata, negli ingressi dei lottatori, ma lo ripeto, non sono cose che riguardano l'interno del wrestling. Siamo alla pelle dell'uovo, insomma, il Sì, guscio, sì. ma l'interno è un'altra cosa. Allora, Michele, ti ringrazio di essere stato qua. Speriamo che le domande sono state che ti sono piaciute perché so che volevi qualche domanda così, quindi Ah, però speriamo che sia un po' di. c'è una entry interessante, quello dice teorizziamo anche la fine del cinema e la fine delle serie TV e di ogni narrazione. Beh, la fine del cinema per certi settori è già arrivata.
Oggi i film che fanno incasso, cassetta, sono quelli che hanno una determinata proposta. Io mi ricordo anni fa sono andato a vedere The Artist a Firenze. Credo che ci fossero 3 film in Italia che lo proiettassero prima che vincesse l'Oscar. E quando ho raccontato ai miei amici che sono andato a vedere The Artist, che era un film praticamente mezzo muto, mi dicevano: ma che cos'è? Cioè, non ho visto nessun trailer, ma che film, sento vedere la solita minchiata, mi hanno detto. Poi ha vinto l'Oscar e ha detto: avete visto? Cioè, poi l'hanno messo in giro ed è diventato un film che la gente è andata a vedere. Quindi, in questo universo cinematografico di gente in tutina o di registi che se sei blasonato arrivi nelle sale, se sei Checco Zalone, quindi hai già fatto soldi, ci arrivi, e un film come L'Uomo Fiammifero in Italia non lo conosce quasi nessuno, che l'avesse fatto Tim Burton avrebbe fatto miliardi. Sì, il cinema, già buona parte del cinema è morto, è morta una tipologia di cinema. E visto che il wrestling fa parte dell'intrattenimento, nulla vieta di pensare che l'intrattenimento vada avanti, ma si liberi dai vestiti vecchi e stracci. E il wrestling può diventare, col passare delle decadi, uno straccio da buttare via. Allora, Michele, speriamo passi presto questo periodo e di risentirti ai microfoni di Sky perché ci sei mancato e ci manca la tua voce. Va bene, grazie mille per avermi ospitato. Ci sentiamo magari nei prossimi mesi, sperando di avere belle notizie da condividere. Dai, Sì. incrociamo le dita. Speriamo bene. Ciao Michele, buona serata. A voi tutti, ciao! Allora, amici di Spazio Wrestling, abbiamo parlato anche con Michele Posa, abbiamo fatto una bellissima intervista, abbiamo approfondito temi che nemmeno pensavamo, ma a luce della tua autorizzazione allora abbiamo colpito. Mi raccomando, rimetteremo l'intervista sia su Facebook, sia su YouTube, sul canale di Spazio Wrestling, perché abbiamo anche un canale, qui su Instagram. Amici di Spazio Wrestling, vi salutiamo e mi raccomando, alla prossima diretta, perché mi raccomando, restate a casa.